Non lo so dov'è il cinese. Mancano una ventina di iscritti per arrivare a 8.000. Dai, forza, datemi una mano. Siamo a 8.000. Risultato incredibile dopo 16-17 mesi che ho riaperto il canale. Risultato incredibile. Vi volevo ringraziare tutti, ragazzi. Fate iscrivere i vostri amici. Condividete il link del canale sui vostri gruppi WhatsApp, Telegram. 4 milioni e 100 di visual dopo 17 mesi. 8.000 iscritti certificati. È vero, io sono d'accordo. Chi dice comprare iscritti è reato. Sono totalmente d'accordo. Attenzione a Miglio Verde, Lukaku, perché è molto bravo a fare la vittima sempre su Miglio Verde. Io non mi rimangio mai quello che dico. Ho tantissimi difetti, anzi, che sono sicuramente molti più dei pregi. Io questo lo so. Ma io ti dissi, Lukaku, se vai in una squadra che gioca a calcio, non ci mette le mani, nemmeno in Italia. Se vai in una squadra dove giocano in contropiede, rischia di fare 20 gol. E l'ho detto 3 mesi fa. Perché Lukaku, se te lo metti in una squadra organizzata, che gioca a calcio, gli fai fare un lavoro alla Milito, alla Suarez, l'attaccante, parlo, il pistolero, spazi stretti, assist, lui non ci capisce nulla, giro palla veloce, lui non ci capisce nulla. Dove dà il meglio di sé? Giocando in contropiede. Infatti sta segnando con la Roma, perché la Roma ha un gioco che non è un gioco alla fine della fiera. È Vietnam e contropiede il gioco della Roma. Però, ragazzi, voglio dire una cosa. Non deve essere, a parte la pericolosità del personaggio, perché, ripeto, attenzione, è molto bravo a fare la vittima, ma non deve essere Inter contro Lukaku. Deve essere Inter contro Roma. I romanisti lasciali perdere, perché anche loro, quando siamo andati lì con Mkhitaryan, con la maglietta dell'Inter, con Dzeko, con la maglietta dell'Inter, anche loro non è che gli hanno riservato braci e abbracci. Quindi cosa vogliamo ragionare? Siamo tutti tifosi, siamo tutti sanguigni, chi più o chi meno, ma siamo tutti tifosi con il sangue caldo, c'è poco da fare. E certe cose le posso aprire, però è Inter contro Roma, non è Inter contro Lukaku. Bisogna aprire questa cosa qui, perché comunque vengono distribuiti 30.000 fischietti, si parla di questa storia di Lukaku, secondo me, da troppo tempo, quando, per come la vedo io, che sono un tipo focoso, fumino all'ennesima potenza, ma io non l'avrei nemmeno calcolato. Non gli avrei riservato nemmeno i 30.000 fischietti, per esempio, perché l'indifferenza spesso e volentieri fa molto più male anche di queste cose qua. È Inter contro Roma, non è Inter contro Miglio Verde Lukaku. E dov'è il cinese? Non lo so. Ha fatto una bella registrazione. Ragazzi, devo leggere un messaggio di Fabrizio, poi finiamo di parlare della Roma, della partita. Non lo posso leggere tutto, ovviamente inerente a quella barzelletta che è successa ieri, a quelle scenette da cinepanettone di ieri. La libertà di dialogo, poter capire, far capire ai tifosi la situazione economica reale del club, tutto ciò manca ed è tristissimo assistere a ciò, vedere che avviene tutto questo in un paese occidentale. È vergognoso, perché stanno tenendo nascosta la situazione finanziaria e non stanno dicendo la verità ai tifosi, perché non tutti, sai, hanno voglia di informarsi. I tifosi guardano spesso, guardano solamente, non dico la palla che entra dentro e basta, ma guardano solo l'andamento in termini di risultati, poi dopo il resto non interessa. No, ragazzi, informatevi sulla situazione finanziaria dell'Inter. Ovviamente parlo a chi ha solo una vaga idea e sente parlare di debiti dell'Inter, non sono dell'Inter, sono di Zag. Informatevi, ci sono i mezzi per informarsi sulla situazione reale dell'Inter. A parte questo, quali sono i punti di forza di questa squadra che è la Roma, che non gioca a calcio ma che ha qualche buon elemento? Perché ha un gioco di bassissima qualità. Però è una squadra che rimane sempre sul pezzo fino al 90esimo. Questo rispecchia il carattere dell'allenatore, perché spesso e volentieri le squadre, i giocatori rispecchiano il carattere e la personalità dell'allenatore. Quindi la Roma, anche se è una squadra
chi gioca male, ma è una squadra che rimane sempre sui pezzi, che è molto, ma molto brava a sfruttare l'errore degli avversari. Quindi bisogna stare attenti. Attenzione, poi hanno dei giocatori comunque di personalità, di esperienza, hanno diversi nazionali, anche loro non sono proprio una squadretta di periferia, ragazzi, parliamoci chiaro. Perché Mourinho a livello tattico, come ho detto stamattina, è rimasto al 2010, ma è comunque ancora un ottimo motivatore, un ottimo gestore di personalità, di svariate personalità. I punti di debolezza, quali sono di questa squadra della Roma? I punti di debolezza, secondo me, è che soffrono il gioco veloce e le triangolazioni, quindi le squadre che muovono la palla veloce, loro li fanno soffrire. Noi siamo una squadra che spesso, soprattutto con Çalhanoğlu in cabina di regia, muove la palla molto velocemente, quasi a volte in maniera frenetica. Quindi questo li fa soffrire molto perché non riescono difficilmente, cioè non hanno posizionamento veloce i giocatori della Roma. Mettiamolo così, quando te riesci a muovere la palla veloce. E un'altra cosa che mi stavo per scordare, la Roma marca uomo, quindi marcando a uomo e non marcando a zona, spesso mi viene da dire quasi sei costretto marcando a uomo a lasciare molti spazi rispetto a come a quando giochi a zona o marchi a zona. Quindi loro marcando a uomo spesso lasciano tanti spazi dove noi soprattutto con Ticus, lo vedremo poi domenica, riusciremo ad infilarci perché loro sono sul pezzo, sono grintosi, però lasciano sempre molti spazi marcando a uomo. Io ti dico anche attenzione alle provocazioni, perché le provocazioni in questa partita le ci saranno, poi ne riparleremo purtroppo. Attenzione a Barellino che andranno a stuzzicare perché è quello più fumino, fa anche rima. Bisogna stare attenti perché Mourinho questa partita qui la può indirizzare in tante maniere. Ma soprattutto io parlo in termini ambientali che poi si rispecchiano anche sul risultato, ovvero sia, per fare un esempio, se ti buttano fuori uno. Quindi attenzione, ragazzi, è Inter contro Roma, non è Inter contro Lukaku. Poi Lukaku, avessi il fischietto, lo fischierei anch'io, ma ci mancherebbe. Io sono stato il primo a dirti quest'estate, Miglio Verde, lascialo dov'è, non lo riprendere. Io non l'avrei ripreso nemmeno l'anno scorso, quindi a me non mi puoi dire nulla. Perché io non l'avrei ripreso nemmeno l'anno scorso, Lukaku. Uno ti fa salutare da Pastorello, dopo 3 mesi ti richiama, ma di cosa vuoi ragionare? E dov'è il cinese? Non lo so. Ciao, It. Non lo so dov'è il cinese.